Francesco Vincenzi, presidente dell'ANBI. L'Italia ha una straordinaria opportunità con il Recovery Fund, 209 miliardi di euro da spendere. Che cosa chiederà l'ANBI di finanziare al governo nazionale? Innanzitutto l'ANBI chiederà di spenderli bene, di spenderli nelle regole europee, ma soprattutto di spenderle per quelli che sono i temi e le politiche di ANBI. ANBI proporrà un piano al Paese e lo metterà a disposizione di progetti cantierabili ed esecutivi che rappresentano in pieno le esigenze del Recovery Fund, in quanto le tempistiche hanno necessità di una progettazione pronta, ma soprattutto sono progetti che vanno incontro a quella transizione ecologica in un momento dove i cambiamenti climatici la stanno dimostrando tutta la sua arroganza. I cambiamenti climatici hanno dimostrato che le opere sia di difesa del suolo che le opere irrigue non sono più sufficienti a sopperire quelle che purtroppo il clima si sta comportando. Quindi noi stiamo proponendo un piano invasi che veda la copertura e soprattutto anche la messa in funzione o la rimessa in funzione di tanti invasi che oggi sono già stati costruiti ma che sono interrati e che sono quasi inutilizzati. L'aumento dell'adduzione e il rifacimento di tutti quegli impianti ormai obsoleti degli anni passati e soprattutto anche tutte quelle opere idrauliche di messa in sicurezza del territorio che a causa dei cambiamenti climatici, ma anche del cambiamento del forte consumo di suolo, purtroppo non sono più sufficienti per sopperire a quello che sta succedendo ogni volta che piove.